è arrivato a un tale livello di disagio, soprattutto sociale, che non possiamo andare avanti senza far niente. 10 milioni di persone che non hanno lavoro o non hanno un lavoro sufficiente, aziende in ogni parte d'Italia che chiudono o che cercano il futuro al di fuori dell'Italia, sono segnali pesantissimi a cui bisogna dare risposta. Bisogna stimolare l'economia, bisogna fare riforme vere, non superficiali come quelle di cui si parla, bisogna semplificare le istituzioni del nostro paese e alla fine la gente deve vedere in tasca una riduzione delle tasse e un miglioramento dei servizi. Quindi secondo lei esiste una ricetta per salvare l'Italia da questa situazione di crisi e di disagio? E da quella partiamo in maniera molto esplicita quando diciamo e quando dico che ci vogliono almeno 400 miliardi da mobilitare per rimettere in moto l'economia, quando dico si possono dimezzare le tasse e vado a cercare dove ci sono le risorse per poterle dimezzare, quando dico si può sia la legge elettorale, sia quella sul Senato, sia quella sulle province fare molto di più, lo dico concretamente, cioè dalle idee noi partiamo, dalle soluzioni noi partiamo e su quelle cerchiamo di radunare consenso. Meritocrazia non vuol dire cose strane, vuol dire che i primari ospedalieri devono essere scelti sulla base del merito con concorsi nazionali o addirittura internazionali. Dico che i professori che maggiormente si impegnano e hanno migliori risultati devono poter andare in graduatoria più velocemente di quelli che magari dedicano o possono dedicare meno tempo al loro lavoro, quindi cose molto molto concrete. Libertà di poter scegliere come utilizzare i propri soldi, anche perché facciamo delle proposte per le imprese e per le famiglie che vanno in questa direzione. Il TFR è delle famiglie, è dei lavoratori, devono poter scegliere dove utilizzarli e quando utilizzarli. Naturalmente se ci saranno delle aziende in difficoltà li aiuteremo col fondo centrale di garanzia. Quindi il merito, la competenza, il rispetto dell'esperienza, la libertà del cittadino, la sua parità rispetto alla pubblica amministrazione sono temi che pervadono il nostro programma. Iniziamo il nostro anno sociale dell'ANDE, dell'Associazione Nazionale Donne Elettrici di Lecce, con questo bellissimo e interessantissimo incontro, con un grosso personaggio, banchiere, manager, politico, e un uomo che ha dato moltissimo alla nostra società, ha dato anche in politica, forse avrebbe potuto dare anche di più, e adesso ha fondato questo movimento Italia Unica e noi vogliamo ascoltarlo perché siamo sempre molto attenti a tutto ciò che è nuovo, a tutto ciò che la politica o i politici o i nuovi movimenti che sorgono, e quindi noi vogliamo ascoltare e come al solito saremo il nostro osservatorio politico. È possibile, secondo lei, cambiare il destino dell'Italia come ci sta insegnando Passera? Assolutamente sì, sono una sostenitrice di questo, sono una sostenitrice di quest'idea, da sempre.